Presidente Pirovano, parliamo delle società partecipate dell'amministrazione provinciale. Vedo che già stringe gli occhi. Che fine faranno? Che situazione ha trovato e che fine faranno? Beh, la situazione è abbastanza variegata. Vi sono alcune società come la TEB che eroga dei servizi, che tra l'altro ha un autofinanziamento superiore alla media nazionale, come abbiamo saputo andando al Ministero dei Trasporti. Quindi vi sono delle società che è giusto che abbiano un costo perché erogano dei servizi che sono in perfetta sintonia anche con lo statuto e con le prerogative dell'ente provincia, di un ente qualsiasi provincia. Vi sono altre società che potrebbero non esserci e vi sono altre società invece che sono anche un danno. Ogni anno noi, e già pochi giorni fa, abbiamo dovuto erogare più di 2 milioni di euro alla società BMICT, quella che ha come unico scopo ormai quello di pagare il mutuo per aver messo delle fibre ottiche nella bassa bergamasca, e siccome non riceve i soldi dall'altra società, la BIG, che dovrebbe commercializzare l'utilizzo di queste reti, deve comunque onorare il mutuo. E vi sono delle società come la Bergamo Energia che hanno seri problemi e per le quali sono tre o quattro queste società, una è in Puglia e dovrebbe dare degli utili con la produzione di energia elettrica con l'eolico, però questa società è gravata da un mutuo di 13 milioni di euro con una fideiussione da parte dell'altra società, la ABM, di 9 milioni, e quindi anche se dovesse avere degli utili, che non ha, noi non potremmo utilizzare questi dividendi. Poi vi è quella famosa società a Benevento che avrebbe dovuto costruire un termovalorizzatore per la quale abbiamo ricevuto dei finanziamenti governativi, che non decolla, abbiamo soltanto un terreno che non è neanche servito da strade e quindi stiamo cercando di disfarcene. E poi vi sono alcune società come una società che si chiama E&E, che dovrebbe fornire energia elettrica attraverso dei motogeneratori a gas, ma abbiamo scoperto, anzi hanno scoperto allora qualche anno fa, che dopo aver fatto un contratto la corrente che vendevano a una ditta producendola con i generatori a gas veniva a costare molto di più che comprare la corrente dall'Enel, per cui questi generatori sono stati spenti, la società è messa in liquidazione, ma soltanto pochi mesi fa siamo riusciti a fermare la fatturazione e per questa saremo costretti, credo è una notizia di 2 giorni fa, a sborsare ancora quest'anno circa 800.000 euro. Queste società che creano dei costi e quindi tolgono risorse alla capacità della provincia di erogare dei servizi devono essere chiuse e lo faremo il più velocemente possibile, come abbiamo deciso di chiudere con l'ausilio anche con l'ok del Consiglio Provinciale la BM2 che svolgeva attività di progettazione che sarebbe potuta essere svolta tranquillamente dalla provincia. Quindi Presidente, vi siete già fatti un'idea ben precisa del futuro di queste società? Sì, c'è solo un aspetto, se vogliamo, etico di salvaguardia per quanto è possibile dei dipendenti di queste società che, l'ho già detto ma lo ripeto, non possono essere assorbiti come dipendenti della provincia in quanto sono stati assunti senza un concorso pubblico e quindi la legge proibisce alla provincia di poterli incamerare tra le fila dei propri dipendenti. Velocemente, non voglio né difendere né accusare gli assenti. Possibile che abbiate trovato cose soltanto sbagliate, insomma? No, tra le società partecipate non ce n'è una che produca utile. È giusto che ci siano quelle che costano, come la TEB, come altre società che producono dei servizi. Però noi dovremo anche ricorrere a delle gare, come previsto dai contratti, perché tanti appalti sono stati fatti al di fuori di gara.